Perché ho scritto questo libro? Io in passato mi sono occupata soprattutto di donne islam, perché ho frequentato molti paesi musulmani, mi sono trovata, mi sono incontrata con molte donne che subivano le violenze imposte dalla loro, in nome della loro religione. Sì, un po', penso che la questione delle pari opportunità sia un po' una questione che possiamo ricondurre alle quote rosa, no? Dare la possibilità del chance, come dicono i francesi, alle donne di accedere ad alcuni ruoli. Il problema è che poi una donna riesce ad accedere a quei ruoli se ha solo un atteggiamento maschile. Non sono più legata a nessuna religione perché sono diventata atea dopo le mie esperienze, i miei rapporti con la Chiesa, con le suore soprattutto, però invece vediamo che le donne nell'Islam spesso sono costrette, anche quelle che prima non portavano il velo, mi ricordo negli anni 80, girando per i paesi del Nord Africa, per esempio le algerine, le egiziane, le tunisine, ancora fino a poco tempo fa le marocchine non portavano il velo. Invece poi questo processo di reislamizzazione ha fatto sì che il velo diventasse una condizione della donna per essere rispettata, come succede anche in Italia per molte donne migranti, arrivano in Italia senza velo e poi i capi della loro comunità dicono che devono portare il velo per essere rispettato, no? Per mantenere questa differenza tra loro e loro. Faccio una domanda che è a latere, appunto tu sottolinei qui più volte appunto che il velo è filo di separazione, anzi addirittura membrana, e dal nostro punto di vista, se vuoi, è un segno simbolico anche della netta separazione tra due forme di civiltà, mi ricordo di voi. Adesso vediamo che quelle che sono più costrette a portare il velo sono le donne musulmane, no? Perché le donne musulmane in qualche modo sono costrette a portare il velo perché dicono che insomma si devono coprire quelle parti del corpo che possono indurre in tentazione il maschio, no? Quindi per garantire l'onore del maschio le donne si devono coprire, no? Che è una cosa paradossale, se vogliamo. Nella Bibbia, i rabbini lanciano 7 maledizioni e annunciano la morte di Eva, sofferenza e sacrifici per l'educazione e l'allevamento dei figli, afflizione e sconforto nelle gravidanze, dolori nel parto, dominio del marito su di lei, custodirai però il desiderio nel tuo cuore. Un altro tema importantissimo, le donne non devono manifestare mai il loro desiderio, relegate in casa e divieto di apparire in pubblico a capo scoperto. Divieto di essere ammessa a testimoniare davanti al tribunale ebraico per essere menzognera. Infine dovrai morire. Corano. Gli uomini hanno autorità sulle donne per la superiorità che Dio ha concesso agli uni sulle altre, a causa di ciò che essi hanno speso per esse delle proprie sostanze. Le donne oneste alla loro volta sono sottomesse e custodiscono il proprio onore durante l'assenza dei mariti in cambio della protezione loro concessa da Dio. Quelli di cui temete l'indocilità, ammonitele, lasciatele dormire sole, battetele, mi voglio dire uccidetele. E poi, ancora Giovanni Crisostomo, la donna deve velarsi il capo, perché ella non è immagine di Dio, deve portare questo segno per mostrarsi soggetta, perché la trasgressione è cominciata ad opera sua. Pertanto in chiesa, per riverenza verso il vescovo, non abbia il capo libero, ma coperto con un velo, e non abbia diritto di parlare, perché il vescovo rappresenta la persona di Cristo, come di fronte a un giudice, deve mostrarsi sottomessa a motivo del peccato originale. Allora, non sono solo le donne dell'Islam quelle velate? Questo obbligo del velo lo troviamo appunto nella religione cristiana, lo troviamo in parte
nella religione, anzi lo troviamo nella religione ebraica, perché le donne sposate in genere si devono coprire il capo. Poi ci sono gli ultraortodossi che chiedono anche alle donne di tagliarsi, rapparsi i capelli e poi di coprire la testa con una parrucca. E mentre nel Corano non c'è nessun obbligo specifico per la donna di portare il velo. C'è un accenno al velo con il termine che viene usato oggi per il velo che portano le donne, cioè hijab, ma viene usato sotto per indicare una tenda che dovrebbe separare le donne del profeta da uomini che vengono a parlare con loro. E quindi io penso che la religione c'entri, e per questo ho voluto parlare di religione, in particolare religione donne, perché è la questione che mi sta più a cuore, perché è dove si vede di più l'interferenza della religione nella società, sulla condizione della donna. Non penso che questa subalternità, questo trattamento sia nato con le religioni, penso che sia il patriarcato, no, la ragione di questa sottomissione della donna, però certo queste religioni, e potremmo allargare il discorso anche ad altre religioni, io ho ristretto la mia ricerca perché è stata una ricerca delle religioni monoteiste, ma potremmo allargare il discorso anche